In collaborazione con... Amici sportivi della Pallanuoto, a tutti la più cordiale buona serata. È il momento della Pallanuoto più bello, fra maggio e giugno evidentemente gli incontri più belli. C'è stata la gara 1 questa sera fra Recco e Savona, di cui parleremo domani. Ci sarà la finalissima di ritorno, la gara 2 fra Orizzonte, Catania e Rapallo Nuoto, domani a Camogli. Ci sarà fra poco Euroleague. Insomma, è già il momento di dare un piccolo riassunto, di fare dei piccoli bilanci su questa, secondo me, bellissima annata. Lo facciamo con Lorenzo Ravina, vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Nuoto. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao, buonasera, grazie a voi. Ogni tanto ci viene a trovare, ci fa piacere. Gianfranco De Ferrari, consigliere nazionale della Federazione Italiana di Nuoto. Ciao Gianfranco. Ciao. E Andrea Biondi, un presidente di Crociera San Pier d'Arena, gestore anche di piscine, quindi insomma piuttosto addentro a questo movimento, a questo momento. Sentite, io direi semplicemente di portarci lievemente in avanti e cominciare col considerare la finale di domani a livello proprio di presentazione, perché queste ragazze del Rapallo Nuoto, che hanno compiuto un'impresa a dir poco eccezionale vincendo la Coppa LEN europea femminile, adesso certo, insomma, potrebbero anche ottenere qualcos'altro. E non solo, hanno perso a Catania i supplementari, a mio avviso sprecando anche, perché avrebbero forse avuto la possibilità di chiudere già la prima partita in vantaggio. Comunque saranno sicuramente incontri equilibrati e auguriamo un caloroso in bocca al lupo. Allora, ragazzi della Palo e a Sinatra, sentiamo il servizio che dice tutto. Il Rapallo Nuoto incrocia le dita, ma domani sera a Camogli potrebbe essere assegnato e consegnato lo scudetto 2010-2011 del campionato di Serie A1 femminile. Ciò se a vincere tra le gialloblu liguri e le catanesi del Formolaio Orizzonte saranno proprio le siciliane, in una gara in cui non è ammesso il pareggio. Il Formolaio Orizzonte Catania di Pierluigi Formiconi ha infatti battuto in Sicilia le liguri per 8-6 dopo i tempi supplementari, essendo terminata la partita in parità. In caso di ulteriore vittoria delle siciliane, giochi fatti. Se vinceranno le gialloblu di Sinatra, la terza gara sarà disputata in Sicilia. Le rapallesi dovranno fermare la Garibotti, ex rapallese ora pezzo forte del Catania, con 3 gol all'andata, mentre il capocannoniere spagnolo Blanca Gil è stata ben fermata con 1 solo gol all'attivo. Le rapallesi puntano sull'Acqueirolo, 4 gol all'andata, ma soprattutto sull'attaccante Bianconi e sul centroboa Frassinetti. Allora, io direi, visto che non è una puntata strettamente tecnica in quanto sabato non si è giocato, quindi potrebbe essere più discorsiva, e parlerei di questa talvolta bistrattata Liguria sotto altri sport e che invece è benedetta sotto l'aspetto degli sport acquatici, perlomeno la pallanuoto, visto che insomma uno scudetto arriverà sicuramente o fra Savone e Recco. Beh, uno scudetto, un altro potrebbe arrivare. Abbiamo vinto le 2 coppe LEN in maschile e in femminile. Mi pare che in una regione come la nostra non ci si possa lamentare. Tutt'altro, segno è che le nostre società lavorano nonostante le mille difficoltà di cui siamo ben a conoscenza. Quindi, a maggior ragione, dobbiamo soltanto rivolgere un encomio a tutti gli addetti ai lavori, che stanno davvero operando bene, e insisto, in un periodo di davvero difficile situazione, perché abbiamo gli impianti decisamente in difficoltà, perché noi, io vorrei che fosse chiaro, io insisto su questo fatto sociale del nostro sport, noi andiamo ad acqua calda, quindi i nostri costi sono continuamente esasperati, ragion per cui mi pare che il nostro sport meriti considerazione, ergo istituzioni aiuto. Indubbiamente. Senti Andrea, io abbinerei questo bel momento della Liguria a un momento strepitoso di una realtà tutt'affatto particolare che è la Forrecco. Tanti dicono un'egemonia di questa società uccide il resto della pallanuoto, viceversa da questi primi risultati sembrerebbe che anche altre squadre possano prendere lo spunto da una
una situazione assolutamente professionistica come quella di Acqueceleste. Sì, credo che lo strapotere del Recco alla lunga non sia producente nei confronti degli interessi del campionato, onestamente. Devo dire invece che Savona comunque farà certamente il suo dovere, credo che la vittoria in Coppa Len aiuti a pensare positivo, spero, e mi unisco al discorso di Ravina, spero che le istituzioni, intendo regione, comune e provincia, aiutino queste società, perché l'agonismo costa, il sociale costa e gli impianti sportivi costano, di conseguenza il gestore di impianti sportivi, l'impianto sportivo non riesce senza un contributo a poter andare avanti con, sostenendo anche il livello massimo, cioè la 1 di pallanuoto, quindi è evidente che è necessario un intervento. Sentite, nella gara di questa sera che si è verificata a Sori, del risultato sportivo parleremo nei telegiornali di domani, però si è verificata una situazione abbastanza singolare che già si era verificata l'anno scorso, cioè dei banchetti, come dire, di carattere morale, insomma, che con delle vendite di oggetti, con il ritiro di denaro proprio a scopo benefico, cosa che non casualmente avviene nella pallanuoto, perché ci sono iniziative di questo genere già da parecchio tempo. È quello che si chiama il connubio fra TNT AIA e ABA WABA Festival. Sono parole incomprensibili per chi non le conosce, come dirà il servizio, ma vediamo di che cosa si tratta. Parole per lo più incomprensibili a nome dei lavori, ABA WABA Festival e TNT AIA, che nascono però da un lavoro di grande solidarietà comune. L'ABA WABA International Festival, organizzato dall'infaticabile Mario Del Favero, è un'iniziativa di Waterpolo Development World, sito specializzato di pallanuoto nazionale, ben coordinato dal grande vecchio della pallanuoto Gabriele Pomiglio. Convoglia miriadi di bambini ogni anno lanciati nel mondo della pallanuoto gratuitamente. Quest'anno 80 squadre dal 19 al 25 giugno a Lignano Sappiadoro, con invito gratuito ad una compagine giapponese martoriata dal terremoto. Fa anche proseliti, molte limitazioni all'estero, non ultima il torneo Tomo Dovicic a Dubrovnik. La seconda fa perno intorno al campionissimo Maurizio Felugo, folgorato da un viaggio in Africa e dalla realtà dell'ospedale di Bouar, in Repubblica Centroafricana, dove opera Suor Giulio Amazon. Da anni Felugo sensibilizza il mondo della pallanuoto per esibizioni e manifestazioni spontanee degli atleti di tutta Europa, il cui ricavato parte poi per quella destinazione. A Bergamo ad ottobre un pomeriggio memorabile, tutta la città, sportivamente in A2, ha stretto contatto con il 6 volte campione d'Europa e relativo ricavo. Due organizzazioni, una stessa finalità promozional-filantropica. Per le finali scudetto si sono alleate. Per il secondo anno consecutivo, banchetti in piscina a Sori e Savona, con materiale delle due organizzazioni allo scopo di racimolare il maggior quantitativo di offerte possibile. Forse lo spettacolo più importante fra quelli in piscina. Ecco, e noi abbiamo in collegamento telefonico uno degli artefici di questa iniziativa, l'ABA WABA, di cui si parla da anni moltissimo, che è Gabriele Pomiglio, che non ha bisogno di presentazioni, essendo un grande esperto di pallanuoto. Ciao Gabriele, benvenuto alla trasmissione, e vorrei che ci parlassi brevemente di questa iniziativa, soprattutto che cos'è ABA WABA e perché vi dedicate all'idea di buttare tanti giovani in piscina già dalla giovane età gratuitamente. Anzitutto un saluto a tutti. Grazie. Grazie per le parole che forse non merito. Sarò telegrafico. Anche noi sosteniamo dei progetti umanitari, lo abbiamo fatto dal primo anno con UNICEF ed altri, e siamo felici che Felugo faccia la stessa cosa, che trattandosi poi a Bawaba di una manifestazione per i bambini assume un significato ancora più importante. ABA WABA oramai è la quarta edizione e quest'anno arriveranno direi da tutto il mondo, Brasile, Australia, Europa, ed è una manifestazione che oramai forse è diventata più grande di quello che pensavamo. Sono 80 squadre che è la cosa più interessante, che l'età compresa fra i 6 e i 9 anni annovera ben 16 squadre, le altre 78, quanto sono? Sì, 64 sono dei ragazzi, dei bambini dai 10 agli 11 anni. L'idea è quella di promuovere la pallanuoto partendo dai bambini, perché se si parte da
come sta accadendo purtroppo in altre parti del globo, che partono da 20-25 anni con squadre rabberciate, con ex nuotatori, credo che la pallanuoto non vada avanti. Però devo dire anche questo, che la palla, che Abba Wabba ormai è diventato un qualcosa che va oltre. Noi in questa edizione presenteremo una piscina, un prototipo di piscina per la pallanuoto, dove non esisteranno riflessi, dove ci sarà tutta un'innovazione di cui forse la più simpatica è quella che il fondo della piscina non avrà segnaletica, se non quando accade l'evento, cioè quando si gioca la pallanuoto non ci saranno le strisce delle corsie. Avremo anche una tre sezioni di un network che dovrebbe costruire la rete dei tornei della Bawaba nel mondo. E sono cose che... Certo, certo, novità indubbiamente. Bene, allora noi intanto ti ringraziamo per la precisazione, complimenti per la riuscita degli anni scorsi e naturalmente ci sentiremo anche in un prossimo futuro per fare un'analisi, un riassunto di quello che siete riusciti ad ottenere. E vi ringrazio io di questo aiuto che date ad Abba Wabba. Saluto. Grazie, grazie Gabriele, buone cose. Ci fermiamo per qualche attimo per la pubblicità e poi ritorniamo in studio. Comark, nella nuova sede di via Roma Irone 42 e Rosso a Bolzaneto, in zona San Biagio. Strumenti e metodi all'avanguardia per la pulizia nei settori marittimo, alberghiero e sanitario, con più di 900 metri quadri di magazzino, 200 metri quadri di showroom, 180 di officina attrezzata e un parcheggio privato, è da 30 anni punto di riferimento anche per ogni impresa di pulizie. Comark, macchine e sistemi per pulire, in via Roma Irone 42 e Rosso a Bolzaneto, in zona San Biagio. Visita il sito macchinepuliziecomark.com. Benvenuti a Crociera Stadium, lo spazio pubblico per lo sport a San Pier d'Arena, a due passi dalla Fiumara per tutta la famiglia. Grande piscina per nuoto, pallanuoto, acqua gym, corsi per tutte le età, piscina piccola per riabilitazione e bimbi fino a 36 mesi. Palazzetto sportivo, nuovo centro fitness, sala gym, Crociera Stadium, istruttori preparati, antispogliatoi e bar, gare, eventi e spettacolo, convenzioni con negozi. Crocierastadium.it. Meci è in grosso dettaglio di materiale elettrico, illuminazione, sicurezza, sistemi di sorveglianza, 25.000 articoli, soluzioni integrate per il risparmio energetico, le energie alternative, assistenza post vendita. Meci è l'interlocutore fidato per le esigenze del ramo civile, terziario ed industriale. Ma sì, Meci, dal 1979, a Sestri Levante, Chiavari, Recco e Rapallo e lo showroom illuminotecnico di Chiavari con ampio parcheggio riservato. Meci, lo sapevo! È scontato che quando non ci sono le parole c'è un fiore. Che un diamante è per sempre e che quando si parla di buona cucina c'è il focone. Ristorante Pizzeria Il Focone. Se volete mangiare bene, vi aspettiamo a pranzo da lunedì al venerdì con lo speciale menù prezzo fisso a soli 8,50 €. O a cena per assaporare le specialità a base di carne e pesce e le gustose pizze accompagnate da ottima birra e dolci. Il tutto rigorosamente anche senza glutine per accontentare proprio tutti. Ristorante Pizzeria Il Focone, aperto tutti i giorni, anche con sala fumatori, presso il centro divertimenti Fiumara. Bene, adesso nei prossimi giorni ci saranno finali nazionali portate in Liguria da voi. Intanto ci dobbiamo ancora ringraziare per aver portato la World League valorizzando Albaro qualche anno fa. Sappiamo che è stato merito tuo. Però parliamo un po' di queste finali che potremo vedere a Genova, Gianfranco. Assolutamente sì, anche perché è un merito di queste due società che organizzeranno la Sportiva Nervi di Under 20 e il Camogli di Under 17A. Penso che sia assegnato in un modo
più che corretto nei confronti di tutti, anche perché concentriamo tutto in Liguria, però sono meriti acquisiti e pertanto saranno senz'altro finali importanti anche sotto l'aspetto tecnico. Beh, che Liguria abbiamo... meritocraticamente. Assolutamente, sì, assolutamente è normale ed è giusto che ci sia. Senti, peregrinando un po' in giro per l'Europa, molte volte, soprattutto quando si va a Budapest, che è la culla della pallanuoto, insomma trovi sempre qualcheduno, si parla un pochettino di pallanuoto in generale. Noi abbiamo, visto che era puntata discorsiva, sentito Eugenio Merello, indimenticato portiere del primo scudetto Rechelino 59, lo straniero della Prorecco, perché veniva da Genova, gli stranieri allora erano così, e effetto un po' di critica nei confronti del mondo della pallanuoto, soprattutto per il poco pubblico secondo lui in vasca. Lo sentiamo e poi ne parliamo brevemente. Dobbiamo ritornare a troppi anni fa per ritrovare il pubblico della pallanuoto. Quando giocavamo noi negli anni 60 era un appuntamento per tutti i tifosi per venire a vedere la pallanuoto a Recco, ma non solo, ma anche a Napoli, anche a Firenze, anche in altre città italiane. Adesso purtroppo la pallanuoto, per i motivi che aveva espresso bene prima Eraldo, non dà più spettacolo. Non è più seguita come lo era una volta, e probabilmente colpa dei dirigenti e colpa del gioco che facciamo. Diceva bene Eraldo prima, perché i tifosi vengono in Ungheria, vengono a frequentare queste piscine? Qua trovano lo spettacolo. È vero che loro sono molto competenti e sanno apprezzare molto il gioco della pallanuoto, noi meno. Per loro lo sport nazionale la pallanuoto, per noi no, la fa da padrone il calcio. E di certo, per riprendere, per avere nuovamente l'interesse che aveva una volta, bisogna fare parecchi sforzi e di investire molto. Sei d'accordo, Lorenzo? E che cosa si intende per investire? Ma sono d'accordo, investire non c'è dubbio, investire in immagine, investire in chiaro, in marketing, è chiaro, cioè sforzi che dovrebbe fare, cioè anche la federazione dei limiti sotto l'aspetto economico, non c'è il minimo dubbio. Tornando al pubblico, ma che bello era quando si giocava d'estate, soprattutto il periodo era molto più corto, c'era più fame di pallanuoto. E in effetti, giocando in estate, in periodo serale, il pubblico necessariamente affluiva molto, con molta più frequenza. In più, il gioco è cambiato, in effetti il gioco rispetto ad allora è diventato molto più fisico, come tutti gli sport di squadra, che piacciono o no, anche il calcio. Però lo spettacolo è andato a diminuire, quindi anche questo forse può aver influito. In più oggi i nostri giovani sono distratti da parecchie altre discipline. Un tempo, insisto, ripeto, soprattutto in Liguria, sulla scia di tradizioni passate, la pallanuoto era forse molto più sentita. È chiaro che occorrerà far qualcosa, non c'è il minimo dubbio. Si dice tornare l'estate, che bello sarebbe, però purtroppo l'estate non si può più tornare. Quindi, come posso dire, investire forse di più, e lì dobbiamo farci degli esami di coscienza sui nostri aspetti, come posso dire, il fisico dei nostri ragazzi, e a volte è messo poco in mostra. Ho citato un esempio a caso: riuscire a conciliare in una piscina con altre attività anche di come posso dire, di contorno, però non è facile, bisogna investire. Su questo non ci piove. Uno sport estivo. Una nazione, a questo proposito, che vede la pallanuoto esclusivamente come sport estivo, è Malta, che organizza ogni anno un campionato suo, soprattutto con i campioni stranieri che un po' per voglia, un po' per vil danaro vanno a effettuare quel mesetto e mezzo di campionato estivo. È bellissimo, ed è anche la sede di uno dei campus estivi organizzati da Raimund Fodor, che abbiamo incontrato proprio alla Comià di Budapest, anche se veniva casualmente dall'Arabia Saudita. Ci pare un'organizzazione seria, ormai il terzo anno, e può essere un'idea per i genitori che vogliano abbinare una vacanza sportiva e didattica appunto per i propri bambini d'estate. Vediamolo un po'. Oltre alla pallanuoto, offriamo la possibilità per i ragazzi di andare nella scuola inglese, imparare la lingua inglese o migliorarsi. Ci sono organizzati delle gite turistiche
per scoprire quell'isola bellissima e quello che riguarda la pallanuoto c'è poco da dire, ci sarò io, ci saranno i miei collaboratori, grandi allenatori ungheresi e ci si lavora bene nell'acqua, sottolineando sul lavoro tecnico, sulle debolezze individuali. Ecco, quindi anche una maniera in un certo senso di fare vacanza in un'isola bellissima, in un'isola che privilegia un campionato estivo come in Europa non succede e soprattutto i genitori possono stare tranquilli e sereni. Assolutamente sì, assolutamente sì. I ragazzi sono stati e sono sorvegliati da noi 24 su 24, per cui non ci sono mica per preoccuparsi da parte dei genitori. Penso che l'anno scorso abbiamo superato la prova e posso assicurare per tutti quanti, soprattutto i genitori, che quest'anno sarà lo stesso, o anzi sarà un po' meglio dell'anno scorso. Ristorante Pizzeria Cinzia e Mario, in via Palestro a Santa Margherita Ligure. Un ristorante tranquillo, adatto anche a cene di lavoro, romantico, di sera, a lume di candela, nella caratteristica cornice della via pedonale. Simpatico e divertente, nella veranda dove si trova lo spazio giochi protetto per i vostri bambini. Al ristorante Pizzeria Cinzia e Mario, la cucina e l'accoglienza che cercavi. In via Palestro a Santa Margherita Ligure. ristorantecinziaemario.it. Villa Azzurra Hospital di Rapallo è struttura ospedaliera accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale e fa parte della rete regionale di cardiologia e cardiochirurgia. Polo cardiochirurgico della Regione Liguria è dedicato all'alta specialità del cuore, diagnostica, terapia e riabilitazione per chi è affetto da patologie cardiovascolari. Elevata tecnologia e cura degli aspetti alberghieri creano un clima accogliente e familiare nel contesto di un'organizzazione efficiente. Villa Azzurra Hospital è a soli 500 metri dall'uscita autostradale di Rapallo. Cos'è per te il benessere? Stare con mio bimbo. Una serata con gli amici di sempre. Andare a correre. Fare una bella vacanza. Giocare a pallone. Uscire la sera con gli amici. Andare a sciare. E tu, che benessere vuoi? Uno stato fisico, mentale o d'armonia? La carica d'energia, la cura di te oppure la forma ritrovata? Tu solo sai ciò che ti fa star bene, con te stesso e con gli altri. Vieni a trovarci a Genova Centro in via San Bartolomeo degli Armeni, a Marassi in via Tortona, a San Pier d'Arena in via Don Bosco, di fronte alla Fiumara in via Eridania e anche a Masone. Centri Fitness Pala Gym. E tu, che benessere vuoi? L'energia ha un nuovo nome, è Ira al Mercato. Abita a casa tua, muove i tuoi progetti, riempie il tuo tempo, dà vita al tuo mondo. È l'energia che conosci, ma è ancora più vicina. Ira al Mercato, più energie. Unica soluzione. Incomincia il valzer degli allenatori in questo momento di Pallanuoto Mercato. Baldinetti che se ne va da Nervi, l'aveva annunciato in diretta in anticipo qua da questa sede, poi si parla di Bovo al Camogli, probabilmente lo stesso Sinatra si muoverà da Rapallo, Tempestini forse sulla panchina della pallanuoto, siamo a livello in questo caso di parole, però quel che è certo è che Riccardo Acevedo, un grandissimo campione, ha lasciato Camogli ed è già partito per gli Stati Uniti, e un'altra defezione nel Camogli è Samuele Avallone che probabilmente abbagliato dalle sirene della pallanuoto e della nazionale australiana ha lasciato anche lui il nostro paese, però essendo un grande amico della pallanuoto e di Telegenova ha voluto venire qua da noi a salutare tutti, sentiamolo.
Sì, no, volevo salutare appunto i tifosi dei Camogli e anche ringraziare comunque anche la società, perché comunque mi hanno dato questa opportunità di giocare qui in Italia di nuovo. E come ho detto, ora torno in Australia settimana prossima, con l'obiettivo appunto di far bene lì, e poi da lì ci saranno altri obiettivi. Vedrò un po' se il prossimo anno ancora continuare a giocare in Italia oppure rimanere in Australia, però da lì ci saranno poi altre opzioni. Comunque, come ho detto, voglio salutare un po' tutti e comunque ci rivedremo presto. E un arrivederci quindi, non un addio? No, un arrivederci sicuramente. Alla nazionale, tra l'altro, farà non molto, sarà qua in Italia per la World League a Firenze, e ha un selezionatore in seconda battuta che è Frank Otto. Sì, Frank Otto sarà anche lui responsabile della nazionale australiana, per cui lo rivedremo anche lui. E il livello australiano, come ho detto, sta migliorando, ci sono tanti giovani molto bravi, molto in gamba, la pallanuoto è molto più fisica, diciamo, c'è molta più fisicità, sono molto veloci, certo, manca il fatto che non ci sono stranieri di livello, per cui il campionato scende un po' di livello solo per quel punto di vista lì, dato che non è uno sport professionistico, però mi auguro che anche lì si possano fare dei miglioramenti in futuro. Allora, ritornando nel campionato italiano, come ti sei trovato, qual è il tuo livello di nostalgia quando te ne andrai, e soprattutto come lo hai trovato? No, mi sono trovato benissimo, non era facile riadattarsi all'inizio perché ero via da 3 anni, per cui all'inizio ho avuto un po' un momento di, diciamo, di difficoltà, però poi mi sono riavviato bene, anche con i compagni mi sono trovato molto bene, è stato un anno positivo, anche col Camogli abbiamo fatto 7, potevamo fare di più, però è un buon risultato e sono soddisfatto comunque. E un arrivederci a un grande campione. Andrea, voi siete primi come squadra in C1, lo vogliamo ricordare, e in questa orda di iniziative pro pallanuoto estiva avete anche il vostro torneo. Sì, il trofeo Memorial Fantacci è giunto ormai all'ottava edizione, 10 squadre, grazie anche al contributo degli amici della famiglia di Volti, organizziamo questo torneo, devo dire sta diventando un po' una kermesse, con che suscita grande attenzione perché è dedicata ai giovani. Credo che noi come presidenti di società sportive dobbiamo guardare innanzitutto ai nostri giovani. Allora, ci avviciniamo a Euroleague, non dimentichiamolo che è forse la parte più bella. 40 secondi di Porzio che parla delle prossime finali e poi la battuta finale a voi che siete gli organizzatori qui in Italia. No, stiamo lavorando, ma non è per noi, non è un problema, loro lo sanno, bisogna costruire le partite, costruire la condizione per arrivare alla fine, ma nello stesso tempo dobbiamo vincere, non è che possiamo cercare alibi, fa parte della nostra strutturazione, in questo periodo lavoriamo anche se ci sono impegni importanti per cercare di vincere le partite che stiamo affrontando, ma per cercare di arrivare alla fine come sempre in maniera brillante, soprattutto da un punto di vista fisico e dal punto di vista delle motivazioni. C'è grande equilibrio, bisogna solamente pensare che il Cotor, che aveva disputato le ultime 2 finali, è fuori dalle 8, quindi questo già dà l'idea del livello elevatissimo. Non c'è niente di, come dire, di scontato, se non che magari dal lato nostro ci può essere un leggero vantaggio sulla carta, ma bisogna giocare al massimo e bisogna vedere, nessuno ha, come dire, la Final Four assicurata. Ravino, dal punto di vista tecnico l'EN delega a voi, a Federazione? Certo, sanno benissimo in l'EN quanto l'Italia dedichi in genere alla pallanuoto, e quindi in più vantiamo una squadra come il Recco che sicuramente darà spettacolo, e io sono convinto, crociamo le dita, che dovrebbe farcela e quindi portare un altro trofeo prestigiosissimo all'Italia. Quindi sarebbe proprio la ciliegina, perché vanteremo la vittoria nel Lane Trophy maschile e femminile e anche nell'Eurolega maschile. Penso che incroceranno le dita, diciamo così. Certo. Il nostro consueto immagine della startup Telegenova, a te non lo do perché sei padrone di casa, quindi ne hai la collezione. Grazie per la vostra partecipazione e grazie ad Andrea Biondi. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Buona serata. Grazie. In collaborazione con